Ok ragazzacci, si parte subito con il gameplay numero 3 di Sunset Overdrive, perché vedo che molti di voi mi chiedono di continuare la serie e continuiamo questa serie, vai, con questo gioco fuori di testa. Eccolo! Molto divertente come gioco, ragazzi, veramente molto divertente. Aia, aha. Ne sono tantissimi. Allora, cosa devo fare? Ehi, sono le barricate esterne. Sì, ok, ma dove li devo raggiungere? Dove li devo bloccare? Ecco qua. Vabbè. Vai. Vai, continuo a girare intorno io. Vabbè. Fuori di testa, ragazzi, questo gioco, fuori di testa. Tutte le barricate esterne sono andate. Ah, ok, sono andate, ma un'altra arma, prendo questa, vai. Stanno distruggendo le barricate interne. Ma da che parte? Oh, non ci sto capendo nulla. Non restartene in un posto, devi colpire e spostarti, colpire e spostarti. Vabbè, colpire e spostarti una sega qui, è un bordello. Devo colpire e spostarmi dappertutto, insomma, vabbè. È il giorno che impazzirò con questo gioco, è vicino, eh. Sono riuscito nell'impresa, ma dai. Dobbiamo fare questa cosa di notte? Ah, ondata successiva. È sensibilissimo agli ultravioletti. Ho avuto dei problemi quando ho tentato di farlo di giorno. Aia, questo è grosso e anche incazzato, ragazzi, eh. Perfetto, dov'è? Dov'è? Compensatore termico. Poi passa la Ah, vabbè, questo qui picchia però, ciccio. Questo qui fa male. Aia. Stai abbandonando. No, non devo abbandonare l'aria. Ci riesco, ragazzi, a batterlo. Ce la faccio. Oia, là, un po' di energia, dov'è? Ah, sono morto, perfetto. Vai, popper in arrivo. Allora, vediamo un po' l'arma. Qual è che mi dice alta fedeltà? Eccolo qua. Resisti finché il timer non arriva a zero. A quel punto abbiamo finito. Ci rubano l'overcharge. Fermali. Altri 49 secondi. Voglio vedere come faccio a resistere qui. No, no. Brado, brado. Ma dai. Sì, vabbè, stanno rubando la mia roba. Vabbè, ma datemi un po' di energia. Dai, andiamogli a spaccare il culo a questi. No. No, ho perso. Abbiamo quasi finito una sega qui, eh. Ho perso, ragazzi. Ok, missione compiuta, però. Porca troia, che effetti
è andato un qualcosina storto, vabbè. Scusa se non ti ho detto del botto di fine serata che spazza via tutti. Non volevo rovinarti la sorpresa. Comunque, ha funzionato. Ha funzionato, sì, però Maremma Maiala. I potenziatori si cucinano in fretta. Portami gli ingredienti e ti consegno subito il prodotto finito. Devi solo andare alla camera potenziatori e lasciare gli ingredienti. La città è piena di ingredienti per potenziatori. Ecco la lista della spesa. I palloncini di Fizzi sono pieni di potentissimo acido fluoridrico, perfetto per attivare i reagenti. Le scarpacce puzzolenti sono una fonte di anidride solforosa. Gli obiettivi delle fotocamere isolano gli estremofili. Dalle insegne al neon prendiamo le particelle ionizzate, ottime per la conduzione organica. Qualcuno ha riempito la città di carta igienica. Scherzo stupido, ma a noi fa comodo per il substrato catalitico. Se non riesci a trovare qualcosa, Two Hat Jack vende delle mappe con tutte le posizioni. Altri hanno un tempo di preparazione più lungo. Mentre li cucino, devi proteggere i contenitori. Quando avrò bisogno che tu protegga i contenitori, ti chiamerò. Equipaggia quei potenziatori e fammi sapere se ti piacciono. Ok ragazzi, equipaggiamo questi potenziatori come ci viene chiesto di fare. Potenziatori, sì, cosa gli metto? Quindi mettiamo questo e via. Vai ragazzi, sono tutti di livello 1, ma meglio di niente, ok. Ecco, mettiamo qui. Poi vediamo qui alle armi un attimo, ragazzi. Vediamo un attimo qui. Vabbè, queste qui sono le armi che ho equipaggiato. Ma va bene così, va bene così, dai. Ok ragazzi, allora da adesso credo che bisogna iniziare a fare un po' di testa nostra. Sfida acrobatica, vediamo un po'. Potenziamento distilleria, vabbè. E vabbè ragazzi, vai, facciamo una sfida acrobatica, vai, facciamo questa. Raggiungimi al cavalcavia, ti aspetto lì. Ciao Walter, che lavoro facevi prima che scoppiasse questo casino? E a te che importa? Ok, quindi eri uno stronzo professionista, capito? Ero a capo della sicurezza Fizco. Ero. Non è stata una separazione amichevole? Un paio d'anni fa hanno licenziato me e tutti i miei uomini. Sono passati ai robot, grosso sbaglio. Sbaglio? Siamo i soli a conoscere il loro colossale casino aziendale. E siamo intrappolati dietro le mura di una città piena di zombie senza contatti con il mondo esterno. Direi che la sicurezza fa un ottimo lavoro. Mutanti, non zombie. C'è differenza. Certo. Ce ne andremo presto. E adesso muovi il culo. Ok, ragazzi, allora, prima di andare avanti con la missione principale, proviamo a fare una sfida acrobatica. Qui vediamo un po'. Okay, vediamo un po' com'è. Per trovare il baricentro. Tanto sarà un casino, ne sono sicuro. Ne sono sicurissimo, Ecco qua, già ho perso, perfetto. Si rimbalza qui. Ok. Vabbè, ma dai. Ho fallito, ma dai. Vabbè, qui si deve prendere un po' la mano, ragazzi. Riproviamo, dopodiché si va avanti con la missione principale del gioco, dai. Con la storia, vai. Potevano evitare di metterle queste sfide che a me mi sono sempre state sulle palle. Comunque, contenti loro, contenti tutti. Ok, ma se io adesso voglio, vabbè, ma
Vabbè, vai, basta ragazzi, basta perché... Stop, le farò in separata sede per i cazzi miei. Oh. E via. Odio le cose a tempo io, odio. Ho sempre odiato in tutti i giochi. In tutti i giochi? Le cose a tempo mi stanno sulle palle, ma vabbè. Via, via, dammi un po' di proiettili qui, vai. Ammazzi, un po' di corpo a corpo, ragazzi. Facciamo un po' di corpo a corpo. Vai col corpo a corpo, su. Vieni qua, zombie maledetto. Perfetto, volo qui, volo. Ok. Eccolo. Cambio l'arma, ragazzi, cambio l'arma perché... ho pochi proiettili lì, quindi... Ok, per la storia principale, dov'è? Cioè, qui in pratica bisogna volare tutto sui tetti, vabbè. E va, è così, in pratica il gioco si svolge così, molto divertente però, vabbè. Ok, vai, guardate come va brado, ragazzi. Voilà. Ok, dai, vai su, vai in alto, vai. Ecco, siamo quasi arrivati, vai, scivola qui. Vieni e aiutami a cacciarli via. Arrivano? Ok. Hai un potenziatore corpo a corpo e uno epico. Ok, uno corpo a corpo, uno epico, ma non fa nulla. Vabbè, ma dai, non si può morire così subito, eh. Ma che rottura di coglioni. Vabbè. Un attimo, ecco ragazzi, prendo, guardate qui che bella bomba che gli tiro qui. Ok, sto facendo un bordello ora, eh. Ora. Ok, cosa devo fare adesso? Sì. Da che parte? Di qua? Vai, fai saltare tutto. Diablo, fai saltare tutto. Bello, così, bello, bello. Ottimo, ottimo. Ottimo, cicci. E vabbè. Ma vai a fare in culo, dai. Da capo un'altra volta. Da capo un'altra volta. Ma come cazzo esce? Ammummia lì. Uno zombie sto diventando, vabbè. Restare in alto e spostarsi sempre è il segreto per sopravvivere. Me ne sono accorto che in questo gioco si è restare solo in alto e basta. Vabbè, resterò qui sul tetto, che ti devo dire, è così. Ah no, qui già sono in basso, ragazzi, qui già sono in basso. Ecco, colpisci da lontano, brado. Ma ancora, ancora. Se, vabbè. Vabbè, per certi versi, ragazzi, questo gioco mi spacca abbastanza i coglioni, eh. Ecco, ve lo dico. Vai dall'alto, vai, rimaniamo in alto qui, vai. Dove sono i fenomeni? Sono qui. Ah, quindi devo rimanere qui e basta, a quanto pare. Sì, arrivo dall'altra rampa, va bene. Tranquillo. Tranquillo, anche tu. Vai. No, sono sceso, sono sceso. Devo risalire, devo risalire. Ma dai, muoio un'altra volta.
Ma che palle. Oh, rimango qui, eh. Rimango qui, vai. Arrangiati da solo. Arrangiati da solo. Che casino, ragazzi. Che casino. Cioè, bisogna fare tutto così dall'alto, vabbè. E divertiamoci così, dai. E divertiamoci a saltare. Ok, vai, prendiamo questo. Ed è ancora di livello 1 quest'arma, ragazzi. Ma va bene, va bene. La facciamo andare subito di livello 2, sì. Ok, salta su qualcosa. Dove salto? Dove cazzo salto? Salto qui? Salto qui, vai. Ecco qua, vai. Saltiamo qui. E sono tutti più contenti, no? Bene. Allora, allora. Grande Brado, così, oh. Si deve saltare, ragazzi, se no. Allora, questo gioco, se non si fa le cose dall'alto, si crepa. Ecco, questa è la morale della favola. Vai, corpo a corpo qui, e va bene. Corpo a corpo. Ecco, ora andiamo qui, ragazzi. E vabbè, il gameplay è un po'... è frenetico, ragazzi, come il gioco, però... però... magari un po' ripetitivo, però dai, guardiamo le missioni e... pensiamo a divertirci con questo gioco molto divertente, vai. Eh sì, vabbè. Mi serve un po' di energia. Dov'è? È qui? Perfect, perfect. Vai. Vai. Ok, ce ne sono ancora un po'. Due, tre. Due, tre. Buh. Ok, sono morti tutti. Che dite? Io penso di sì, quindi... non male, e direi che non male. E cos'è? Un aliante. Oltrepassate le mura, rivelerò le bugie della fine. Ma cos'è? La farò pagare per quello che ha fatto. Credi davvero che volerà? Ne sono sicuro. Devo solo regolare un altro po' il meccanismo di lancio. Chiave. Ok, ora devi sollevare un po' di più la carrozzeria. Così? Ora tienilo lì mentre io stringo. Non mollarlo. Non riesco più a reggerlo. Aspetta! Devo mollarlo? No! Sì, hai visto? Meno male che c'ero io. Che casino. Già. È colpa tua. Ma che potevo fare? Ovviamente è colpa mia. Grazie, papà, che non sei mio papà. Ah, che succede? Squadra Chaos, prova, ti piacerà. Le cabine foto ti collegano con gli altri giocatori nella Squadra Chaos, la nostra modalità multigiocatore unica. Vota gli obiettivi per accumulare Chaos e ricevere potenziamenti di squadra. Affronta una difesa notturna in cooperativa. Maggiore il caos, più è difficile. Ma i potenziamenti di squadra.
Completa la difesa notturna per ricevere dei premi. Viva il consumismo! Quando vuoi giocare online, cerca una cabina foto. Vuoi dei potenziatori migliori? Gioca a squadra Chaos per migliorarli e poi usali in modalità giocatore singolo. Va bene. Allora ragazzi, dai, facciamo che il gameplay numero 3 di Sunset Overdrive si conclude qui. È stato un gameplay un po' così, ma va benissimo. Quindi gameplay numero 3 di Sunset Overdrive concluso. Un saluto come sempre dal vostro Diablotex e ci sentiremo per i prossimi gameplay.